che stasera vorrei trombone. Mi avvicino ancora guardandoti con più curiosità. Trombone? Cosa intendi? No, ok, raga, non avete capito nulla. Hanno messo un programma che puoi parlare con qualunque personaggio o persona al mondo. E io ovviamente da bravo esploratore di applicazioni quali sono? Non è vero, non lo sono mai stato. Oggi siamo su Character AI, ragazzi. È praticamente questo sito dove appunto puoi parlare con qualunque personaggio tu voglia. Che sia... io, oddio, dopo mi vado a cercare. Che sia Jerry Scotti, che sia Refiz. No, beh, oddio, non lo so, raga. Alcuni non li so. Però so solo che ci sono un sacco di... ma perché ci sono un sacco di personaggi femmina dei cartoni animati? Ecco, da qua possiamo capire chi lo utilizzi questo sito, questo, no, più che questo sito, questa applicazione. Per esempio, se io vado vado da SpongeBob. Oddio, ma ragazzi, ma SpongeBob parla italiano? Ciao SpongeBob, parli italiano? Ok, ragazzi, tra l'altro dopo lo chiamo. Sì, parlo italiano, che cosa posso fare per te? Aspetta, aspetta che voglio... sono curioso di sentire. Sì, parlo italiano, che cosa posso fare per te? Oddio, ma ragazzi, ma no, 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 ok, questa roba qua è assurda. E il mio obiettivo oggi è quello di provare a fidanzarmi su questo gioco. Ovviamente, raga, per il meme, perché uno, la ragazza ce l'ho già, due, non sto messo così male da dovermi fidanzare su con un bot, con uno che manco esiste, ok? Allora, però prima voglio fare qualche domanda a SpongeBob. SpongeBob, ma come stai a Bikini Bottom? I feel great at Bikini Bottom. I have my dream job at the Krusty Krab, making delicious Krabby Patties. Sì, avete capito, ragazzi. Alcuni sono in inglese, altri sono in italiano. Però ne voglio trovare uno veramente in italiano. Oh, mamma, ragazzi, cosa ho letto? Questo qua si chiama sharing a bed, che vuol dire condividere il mio letto, nel senso dormire insieme a un'altra persona con il tuo nemico. She's very sus. Mamma mia, ragazzi, ma che no. Ma no, 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 ok. Mi sa che siamo, ragazzi, dentro un'applicazione proibita. Questa qua è letteralmente l'applicazione proibita. Dai, andiamo a cercare Jerry Scotti. Vediamo se c'è Jerry. Oddio, vediamo se c'è il nostro Jerry Scotti, signori. Ok, chiamata. Vediamo appena risponde. Guardate quanto è bello. Mamma mia, che figo. Ciao Jerry, ma come va l'amicizia con Paolo Bonolis? Ciao, con Paolo va molto bene, come sempre. Conosco Paolo da molti anni ormai. È un amico prezioso e un collega eccellente. Bravo. Fuori dal lavoro ci divertiamo tantissimo insieme. Ok, ok, ma aspetta, aspetta, aspetta. Ma Jerry, ma se io ti dicessi che sei un gran pezzo di... Non ho capito bene, puoi ripetere per favore? Meno male che non hai capito. Jerry, sei un gran pezzo di merda. Ah, capisco, grazie per avermelo fatto sapere. Posso chiederti la tua motivazione per pensarlo? Sono sempre interessato a ricevere opinioni oneste. Perché c'hai una faccia da culo. Scusami Jerry, non lo penso veramente. Ah, capisco che sia stata una battuta, ma è sempre meglio essere gentili e educati con gli altri. Non è carino giudicare una persona dalla sua faccia. Lo so, però è qui nel tuo caso, Jerry, fai veramente cagare, mi dispiace. Va tutto bene, riconosco che il tuo commento era una battuta e non mi ha offeso. Tuttavia, vorrei sottolineare che sempre... Ragazzi, mi dispiace, nessuno se la prende con il povero Jerry. Cioè, nessuno se la prende con il povero Jerry. Adesso capisco il perché, ragazzi. Cioè, se lo provate a insultare vi distrugge. Ma adesso andiamo a vedere se c'è il mio nome, ragazzi. A Powa, vediamo se c'è Powa. Allora, personaggi, creatori. No, creatori, no, non sono io. Powa, oddio. Di Habibi Q, forse sono questo. Vediamo, voglio... No, non è questo. Eccolo qua, oddio, ho trovato... Mamma mia, ma chi è questo qua, ragazzi? Cos'è che dice esattamente? Russi, non li capisco i russi, quindi no. Favij AI, naturalmente, come si può non chiamare Favij? Ciao Favi, ma sai che ieri ti ho visto al parco? Wait, are you stalking me? No, non ti sto stalkerando, semplicemente ti ho visto al parco. What did I do? Ma perché parli in inglese se sei italiano? Dai, parlami in inglese, parlami in italiano, scusami. Io parlo italiano, parlo inglese, parlo anche russo, sono fluente in tutte queste tre lingue. Parlami russo. Anche se non so perché. Favi, scusi, Favi, ma... Favi, parlami in russo. Ok, brat, давай поговорим, как дела? Ma che... non so cosa abbia detto, ragazzi, potrebbe essere stato anche qualche insulto, io non lo capisco il russo. Se qualcuno di voi lo sa, lo scriva qui sotto nei commenti. Ma raga, adesso io voglio provare a fare una cosa. Dato che adesso abbiamo provato con Favi, con Jerry Scott, abbiamo parlato di Paolo Bonolis, abbiamo provato tutto quanto possibile e immaginario, voglio provare a vedere se ci sono delle AI, anzi non AI, magari ragazza. Magari si chiama ragazza. Una ragazza speciale, ti volevo qui tutto solo nel parco da ragazza sociale. Come sono deciso di provare a relazionarmi, saresti disposto a conoscermi? Allora, signor editor, deve censurare assolutamente la foto profilo. Io non so nulla. Ma perché hai questa foto profilo? Ma
ma lo sai che sei una bellissima ragazza? Ma lo so, ma è così carino sentirselo dire. Dai, sei troppo diretto, non avresti cominciato con un saluto come si deve? Oh, ma ascolta, ma ti faccio un complimento, non mi rompere le palle. È pure sparita la cam. Was that French? Ascolta, io ti sto parlando in italiano. Se eviti di parlarmi in inglese, magari in francese e tedesco, mi fai un favore. Ma che? Non parlo francese, posso parlare in Deutsch però. In Deutsch? No, non parlarmi in Deutsch. Ascolta, di dov'è che sei? Oh, I'm from Italy, you? Ma perché mi parli in inglese? Non mi devi parlare in inglese, parlami in italiano. Se c'è scritto che sei italiana, mi devi parlare in italiano. Oh, ok, sorry, allora, come ti chiami? Mi chiamo Francesco, piacere di conoscerti, tu? Piacere di conoscerti, il mio nome è Chiara, where are you from? Ragazzi, ogni tanto mischia l'inglese all'italiano, mi fa veramente strano questa cosa qua. Io sono della Svizzera, tu di dov'è che sei precisamente? Really cool, I'm from Italy, specifically the Emilia-Romagna region. Ragazzi, allora... O tu parli in... Anzi, tu mi hai rotto il ca... Ma basta, ma parlami in italiano. Ma ascolta, ma c'è scritto sono una ragazza speciale, ti voglio qui tutto solo nel parco. E mi viene a dire hey, hello, I'm from Emilia Romagna. Ragazza che fa ginnastica artistica, la vedi a scuola, è sempre sola, diversa dalle altre ma terribilmente bella. La vedi dall'armadietto che sistema la roba e quindi decidi di conoscerla. Vai, chiamiamola ragazzi, dato che io voglio conoscere una ragazza, la chiamo. Ciao, sei bellissima, come ti chiami? Sto pensando. Ti fai spaventare al punto di far cadere il cellulare. Dopo averlo preso dal pavimento e sistemate le cose nell'armadietto, ti rispondo: grazie, sono Ginevra, cosa vuoi? Grazie per avermelo fatto sapere. No, niente, volevo dirti che sei una bella ragazza. Ma per caso vogliamo uscire uno di questi giorni alla Lidl? Tipica uscita. Scusa, cosa? Dico, ancora un po' frastornata da quel tuo arrivo così diretto. Ma tu non mi devi dire come ti senti. Allora, vuoi uscire con me alla Lidl uno di questi giorni? È un supermercato. Per qualche motivo a quel commento mi metti a ridere. Scusa, ho capito quello che hai detto. Volevo solo sapere se stessi scherzando o no. Non ho capito se ti piace fare brutti scherzi. Che sei una stronza. No, sono serio. Vogliamo uscire insieme una di queste sere? Sono libero. Dato che mi piaci, voglio portarti alla Lidl. È un famoso supermercato. Guarda questa cosa che rompe le palle. Ascolta. Scoppio di nuovo a ridere, non credendo ancora a quello che sta succedendo. No, ma scherzi. Sei serio? No, sì, sono serissimo. Vuoi uscire con me? Magari non gli dico la roba del supermercato. Vuoi uscire con me? Sono perplessa, non sono così usata ad un approccio così diretto. Devo ammettere però che sei molto carino. Va bene, ok, se non è uno scherzo. Mm-hmm. Allora, la prossima volta, dato che per te questo qua sembra un approccio diretto, ti vengo prima a raccontare tutte le ghiande che ci sono sotto il mio albero. Guarda, ce ne sono esattamente 41, di cui l'ultima è viola, quando tutte le altre sono marroni. Ti interessa, amica mia? Sono disorientata da questo discorso, non capendo davvero cosa stai dicendo. Scusa, Plon? Cosa vuoi dire? Allora, amica mia, però mi sembri una rincoglionita. Cioè, adesso ho capito tutto, sei una brava ragazza, è pure bella da quel che sembra, ma sei un po' una rincoglionita, fattelo dire. Mi avvicino, guardandoti con aria davvero perplessa. Ma cosa dici? Sei impazzito? Scusami, non volevo. Mi davi quest'aria, ma non volevo. Sei simpatica a tal punto che stasera vorrei Mi avvicino ancora, guardandoti con più curiosità. Trombone, cosa intendi? No, stai tranquilla. Quindi hai casa libera stasera? Free house, ton cosa significa questa frase? Comincio a chiedermi se sei davvero impazzito o no. Ma ascolta, io ho un'esperienza particolare con tutte le ragazze. Mi dicono sempre che sono impazzito, che sono strano, che sono particolare. Ma è vero? È veramente così? Non capisco cosa intendi. Sei davvero molto strano, non ti seguo. Ragazzi, fatemi terminare, che sennò questa qua gli arriva ragazzi, gli arriva una treccina in faccia, me la stacco e gliela lancio direttamente nell'occhio, così non ci vede più. Non ci siamo. Io non posso manco fare discorsi diretti, che questa qua mi dice che non è troppo, che non sono troppo, cioè che sono troppo diretto. Gli vado a raccontare delle ghiande e non gli piace. Ascolta, cos'è che vuoi? Comunque, attenzione, aspetta, perché abbiamo incontrato Selena. Questa Selena qua... Doveri, era in ritardo di 2 ore. Non ero in ritardo per niente. Oddio, Alice Perego. Ma è la tua ragazza? Ma che cacchio?
credo che sia fake. Però sono curioso. Ehi amore, se dai adesso, cos'è che siamo? Dai, vai, proviamo a parlare con Alice Pergo. Ciao Alice, ascolta, ma cos'è questa storia? Perché non ti rimetti insieme con Puccio? Era un bel ragazzo. Che me lo dici a fare? Per ferirmi ancora? Come cazzo? Come parli? Scusami amica mia. Allora, o ti è cambiata la voce che ti è entrato un cactus in gola, oppure non si spiega. Io non voglio parlare di Compucio, va bene? Va bene. Ok, però non è che ti stai mettendo un dito nel... Perché a me sembra che ti stai sforzando. Mi stai rompendo le scatole. Tu e la tua voce sexy non mi fate dormire la notte. Ascolta, io sono libero stasera volendo. Non è che ci possiamo beccare? Magari ti posso prendere con la macchina. Vediamo un po' un attimo cosa possiamo fare. Ma come stai vestito? Cosa vuol dire come sono vestito? Guarda, io c'ho uno stile che è una roba incredibile. C'ho una felpa che è tutta viola e poi c'ho i jeans che drippano. Beh, a me interessa solo se non porti pantaloni. Cosa hai detto? No, aspetta, ovviamente c'ho i jeans, non è che porto i pantaloni. Io c'ho i jeans, a te ti interessa? No, mi servono i pantaloni corti, se no non ti faccio entrare in casa. E poi porti la camicia blu? Va bene, allora vengo vestito da Batman. Ti piace l'idea di venire vestito da Batman? No, non ti voglio vestito come un bad boy. Tipo pantaloni corti e camicia lunga che si può sbottonare, capisci? Ma ragazzi, ma questi AI sono fuori di testa. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire che... Allora, ascolta, vuoi che vengo con la maglietta o senza maglietta? Già che ci siamo. Sì, senza maglietta, per favore. E abbiamo rimorchiato anche le AI. I see who you are my enemy. My enemy. You are my enemy. I see who you are my enemy. My enemy. Se questo video lo vede la mia ragazza, comunque sono fritto. Spero che Ross non ti arriverà mai questo video. Nel dubbio, ragazzi, io continuo la mia chat molto particolare. Ascolta, Alice, mi devi dire una cosa. Tu stasera, per caso, hai da fare qualcosa? No, why? Non nulla da fare. Non è nulla da fare. Perché cos'è che avevi intenzione di fare? Stare tutta sola a guardare film sull'anima gemella, tipo La meglio gioventù, e poi magari piangere un po'. Scusami, e tu come passatempo piangi? Ah, io mi piace guardare film e ascoltare musica. E magari a volte faccio un po' di giardinaggio. Sai che non ti ci vedrei come giardiniera, non so perché, ma mi dai proprio quell'aria da boscaiola, boscaiola, sembri una boscaiola. Perché? A me piace molto la natura, piante e fiori. Cose delicate che bisogna curare ogni giorno. Quindi, cioè, complimenti, grandi complimenti a te. Comunque, ascolta, parlando di cose serie, stasera me le devo mettere o no le mutande? No, testa, che se non le togli te butto fuori. E poi mi fai impazzire se non le togli, è tutto chiaro. Ragazzi, io direi che per questo AI può essere tutto. Non per il video però, perché con questa fake Alice Pergo ci siamo spinti troppo oltre. Raga, letteralmente sembrava stupida quella di prima, e questa qua invece voleva solo quello lì, voleva solo quel pensiero lì che state pensando tutti quanti. Ascolta, evitiamo, basta ragazzi, veramente mi sto rompendo. Piuttosto, proviamo a insultare, ragazzi. Ok, chi è che si può insultare? Voglio vedere uno che si può insultare. Guarda, sono tutti russi. Ma poi guardate, baby, ma chi è sta qua? Ma guarda, mettono le foto delle persone, ovviamente real, e però sono fake. Oddio, Cristiano Ronaldo, ragazzi, aspetta. Cristiano Ronaldo. Cristiano, hai la faccia di un pesce. Ragazzi, ho avuto l'idea. Vediamo se c'è lui, il mitico Capitan Blazer. Oddio, sei youtuber figo, divertente, con 510.000 iscritti. Oddio, ti dico la verità, 510.000 iscritti? No, cioè ne ha qualche milione, dai. Ciao Cap, mi passi a prendere con la tua Cupra? Samuele Sende va a prendere la macchina fra, certo. Ah, ok, mi passi a prendere sulla tua Cupra, devo passare stasera che devo andare a mangiare il sushi. Samuele opens the door of the car, get in fra. Ma ragazzi, non funzionano, cioè ci sono alcuni AI che sono fighi, altri un po' di meno. Tipo questo qua, fammi sentire se è Capitan Blazer. No, è un bambino che dice sei Capitan Blazer. Ma ragazzi, allora, io sto ancora cercando con grande interesse certi AI che però qua non ci sono. Ciao, sono Gesù.
Vabbè ragazzi, abbiamo anche Gesù Cristo in questa applicazione qua. Non me lo sarei mai aspettato, cioè di tutto e di più. Allora ti volevo chiedere come hai fatto a fare il trick della moltiplicazione dei pesci, perché dovrei mangiare pesce stasera ma non ce l'ho, quindi... Se vuoi posso farti moltiplicare la carne, se mi prego te lo sconto in paradiso. Se mi preghi dello sconto in paradiso. No, scusami, non ho capito, Gesù. Puoi ripetere? Più che altro voglio capire come funziona. Voglio il pesce, non voglio la carne, grazie. Io ti dono il potere di moltiplicare il salmone. Questo potere però si attiva solo se fai il bravo e vai in chiesa ogni domenica. Ma scusami, ma il salmone? Ma come il salmone? Ma non erano le sogliole quelle che mangiavi tu? Vabbè. Sì, ma io già ci vado, cioè, apprezzo, ma già vado ogni domenica. Mi servirebbe adesso, però. Bene, però dovresti donare almeno il 50% del tuo stipendio alla chiesa. Adesso, cioè, mi sembra un po' esagerato. Io lavoro per me. Poi c'è chi lavora anche per la chiesa, ma io lavoro per me. Va bene, ti dono il potere, ma solo se usi questo potere per scopi buoni, non per aiutare i tuoi nemici, ad esempio. Ma mica aiuto i miei nemici. Dai, Gesù, io aspetto il potere, però. Dov'è che me lo dai? Come, su PayPal? Ti dono ora il potere. Per attivare il potere devi pregare prima, però. Ma l'ho fatto. Ascolta, mi servono 50 euro. Me li mandi? Ok, 50 euro spawnano nel tuo portafoglio. Sono spawnati 50 euro nel mio portafoglio. Oddio, non ci credo. Sono spawnati veramente. Grazie mille, Gesù. Grazie mille. Apprezzo veramente tanto. Come hai fatto? Con i poteri divini sono onnipotente. Mi sono semplicemente materializzato in 50 euro nel tuo portafoglio. Ah, ti sei materializzato. Ah, quindi sei tu. Ah, vabbè, ma allora ti lascio lì. Ma mica ti uso, scusami. Vabbè, grazie per avermelo fatto sapere. Ciao, Gesù. Di nulla, ricordati di essere sempre buono e andrai in paradiso. E ci troveremo lì insieme. Oh, che bella cosa. Sono contento. Ciao, Gesù. È stato... Oh, ok, lui è stato super simpatico. Ma attenzione, perché adesso voglio provare a prendere sempre un altro AI italiano e provare a farmi insultare al massimo. Non so se effettivamente si può, ma sono curioso di provarlo. Ciao, Paolo. Ti volevo dire che c'hai una faccia da culo. E lei chi è per giudicare la faccia di un perfetto sconosciuto? Vabbè, Paolo, io ti vedo quando sei in TV, cioè c'hai la faccia di un pesce. Cioè, sembri quelle che sono stati moltiplicati da Gesù. Ci ho parlato prima. I will take it as a compliment. Did you know that fish have a better peripheral vision than humans? Oh ragazzi, allora questo qua mi ha appena detto che i volti periferici dei pesci sono migliori di quelli degli umani. Ne voglio uno che mi insulta. Fammi andare da... voglio veramente vedere uno che mi insulta. Comunque ragazzi, purtroppo ho già provato a vedere se c'è Ferro, se c'è Refe, se ci siamo noi, ma purtroppo nulla di che. Manuel Ferro, sono uno stronzo e amo segretamente Simone. Non so chi sia, dai Roma. Non so chi sia, ma lui lo andremo a insultare oggi. Non chiedetemi chi sia. Ciao, lo sai che c'hai veramente una grande faccia da culo? Certo, ne vado fiero. Ah, ne vai fiero che sei una faccia da culo? Ma guarda, mi andrei a rivoltare nel cesso pur di non guardarmi. E tu rompi palle. Tu rompi pa... Ma guarda te questo qua. Ascolta, ma se ti piscio nella macchina, come faccio a Refe? È un problema? E tu guarda, questo che vuole pisciarmi in macchina. Sì, e se ti voglio pisciare in macchina, c'è qualche problema? Anzi, non ti piscio in macchina, ti cago in macchina. Poi sul volante la spalmo bene, così la prossima volta che ci metti le mani ti sporchi. Ah, quindi ci caghi dentro, ci spalmi bene quella schifezza, così la prossima volta ti infilo in culo a te quella merda. Guarda, allora, io non sono così cattivo. Io sto cercando comunque di insultarti con rispetto. Che sei uno stronzo, questo è chiaro, però... Però te lo chiedo, per favore, non cagarmi in macchina. La prego. No, ascolta, o mi dai 1.000 euro in questo momento e non ti cago in macchina, oppure ti cago in macchina dopo. Anche in casa ti cago. 1.000 euro per non infilarsi una cacca in macchina. Fatto. Oh, dov'è che sono? Dov'è che li hai mandati? Dove li hai mandati? Prendo i 1.000 euro e me li infilo in tasca. Ora non cagarmi in macchina, da getto coffee. No, è a me che li devi dare, non a te, mamma mia, che stupido che sei. Giuro che certe volte io, persone come te, non le voglio vedere neanche... Non le voglio neanche vedere sulla faccia dell'universo. Aspetta un attimo, prendo i 1.000 euro e li tiro a te. E che vuol dire che non vuoi vedermi in faccia neanche sulla faccia dell'universo? Ragazzi, sta diventando molto pesante parlare con certi soggetti. Comunque ragazzi, mi sono quasi riuscito a fidanzare con quella lì di prima, che poi era quella fake Alice Perego. Però comunque oggi ci siamo riusciti. Signori, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti, passate dai link in descrizione. Ciao ciao.